Padre, Figliolo, Spirito Santo e possessivo. Allora, 20:56 di domenica 19 dicembre 2021, avete visto la bella passeggiata rilassante dopo una notte nefasta alle bellissime cascate di Sassinoro. E purtroppo una notte nefasta a causa della bestia satanica, massonica, che si chiama Jorge Mario Bergoglio. Non mi farò rovinare la vita da lui praticamente, perché io so com'ero prima di scoprire il tesoro della mia vita, che l'ha messa, com'era la mia vita praticamente, com'era tutto, e quindi non me lo farò togliere. Allora, adesso come io uso sempre dei termini rispettosi nei confronti di Bergoglio, questa volta no, perché è una bestia dell'inferno e sarà trattata come tale praticamente, purtroppo, perché quello che questo documento, praticamente, questo documento non ha nulla di Spirito Santo, non ha nulla di niente, praticamente. Non è mosso Spirito Santo, ma lo Spirito di Satana, praticamente, Bergoglio, e praticamente merita di essere trattato come tale, cioè resistenza, 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 fino al martirio. Allora, Monsignor Roche, il prefetto congregazione per il culto divino, ha risposto alle conferenze episcopali, ai vescovi che chiedevano alcune delucidazioni sull'applicazione del motu proprio. Bergoglio è stato scontento perché in molte zone è stato disapplicato il motu proprio. Tradizione del suo custodes. Sono pubblicati oggi sul sito della congregazione per culti di dubbio più ricorrenti, presenti dei vescovi e responsabili di Castello del Papa, che specificano alcuni punti del motu proprio. Allora, sono alcune lettere del profeta Cesco Torvacci, per il potenziale presidente delle conferenze episcopali, spiega la direzione intrapresa. Le chiese parrocchiali, praticamente. Allora, la prima domanda riguarda la possibilità di celebrare un rito preconcerto una chiesa parrocchiale, nel caso non vi sia la possibilità di una chiesa, cappella per il gruppo di fedeli che usano in messa S e Sana 2. In modo proprio lo escludeva. Questa unione, come la messa con il precedente, è una concessione che non fa parte della vita ordinaria della comunità parrocchiale. Cioè, praticamente, questo motivo, anche perché l'unico lex orandi è il messaggio di Paolo VI di Giovanni Paolo II, non fa parte della comunità parrocchiale. Ma uno si dovrebbe chiedere per quale motivo deve fare istanza, perché le anime non devono stare, non devono avere più nessuna speranza di rialzarsi dal peccato. Devono morire, come stavo morendo io nel 2017. Vedi, io vi racconto un episodio, l'ho raccontato già praticamente diverse volte. Io ero al limite del suicidio, non riuscivo a contrastare mio padre, al massone che è mio padre, che mio padre è di un livello impressionante. L'unica messa che mi ha la forza di essere autonomo dal punto di vista psicologico, spirito economico, è stata questa messa. Io devo tutta questa messa. E i preti che hanno celebrato, perché io so l'inferno dove stavo, ma qua non riuscivo a uscire. Perché la mia situazione familiare è delicata e non mi faccio buttare nel fosso un'altra volta l'albergo. Questo è il problema. E immagino tante altre situazioni familiari molto più critiche di me. Così gioca salvezza eterna su queste cose. Perché l'anima non devono avere più forza, devono stare come sta ridotta mia madre. E questo lo dico nel cuore, queste cose. Come sai queste cose? In modo proprio scoprire la risposta è ferma, ma solo se sia sincero impossibile utilizzare un'altra chiesa senza inserire la celebrazione della messa parrocchiale e andando in concomitanza con l'attività passare la parrocchia. Quindi praticamente deve essere una messa praticamente isolata per pochi intimi, cose. Io sono abituato a sentire la mia messa nelle stalle, nelle camerette dei preti, nelle stanzine sacerdoti. A porte chiuse, in questi 4 anni e mezzo sono rimesso dappertutto, in queste circostanze. Io non ho paura e niente. Pur di partecipare a questo, io sono disposto a morire, a morire. Questa indicazione spiega la risposta non è una ricerca di ricarico, cioè no, assolutamente. Però si ricorda che siete di una circostanza per provare loro bene. Per provare loro bene. Il bene per le anime, Bergoglio, lo devi capire. Se una cosa è buona per Bergoglio, non è buona per le anime. Se Bergoglio è buona questa messa Paolo VI, vuol dire che non è buona per le anime. Cioè, dovete ragionare al contrario di quello che è praticamente. Non vi potete proprio dire che c'è, non vi indico. No, non vi indico. Non vi indico di precedente. Sarà abrogata la messa, deve essere abrogata. Quindi Bergoglio non è peggio come Paolo VI. E come Paolo VI. I sacramenti più antichi, ecco qui.
Il secondo dubbio mi riguarda la possibilità di non solo l'Eucaristia con il mistero messo nella tua, certo con il sistema, ma anche gli altri sacramenti previsti al rito romano. Sottolineare il termine concessione. Non è più un diritto divino, ma è una concessione, come ci concede Draghi di andare praticamente nei vari stadi vaccinali. Non è più un diritto, ci concede. Andare sui mezzi di trasporto con il Green Pass ci concede una concessione. Ed è qui, come siamo dicendo tutte. Perché? Perché abbiamo messo Dio nei cessi, Dio negli scandinati, Dio tolto di mezzo, il Dio del Dominus Deus Sabaoth, Dio esercito. Ora paghiamo. Ora paghiamo, perché questa è la vera questione. Io, con tutto il rispetto da tanti intellettuali tipo Tosatti, Aldo Maria Valle, anche il professore di Trabucco, Massima Stima, ma non vanno a centrare i problemi, Dio, non vanno a centrare i problemi, è questo. La prima cosa che bisogna fare, non bisogna andare a messa con se uno vuole veramente contrastare il regime. Questo è il regime ecclesiastico civile, massoneria ecclesiastica e massoneria civile. Quindi, gli altri sacramenti della Romana, la pontificia Roma, per questa piacenza, per il primo di Giulio, innanzitutto che il Romano non riguarda i sacramenti del battesimo, della penitenza, del matrimonio, dell'unzione degli infermi e sacramentali, quali sono le esequie. E il pontificio Romano riguarda i sacramenti proprio presieduti dal vescovo e dunque la cresima e l'ordinazione. La risposta è negativa, perché la Santa Sede ritiene infatti che per provvedere alla direzione di Carlo Francesco non si debba concedere la possibilità di usare i libri liturgici abrogati, e i feri vanno accompagnati verso una piena comprensione del valore della forma rituale, scaturita dalla riforma liturgica. Invece questa abrogazione, perché praticamente bisogna andare, i feri devono essere accompagnati, più accompagnati, devono essere rieducati, l'educazione massonica alla nuova riforma liturgica. Ci sono però degli impegni distinguibili. Il responsum precisa che sarà possibile usare i rituali precedenti, sono delle parrocchie personali canonicamente erette. Scusate, nelle parrocchie gesuite e vescovi dedicate ai fedeli dedicati all'antico rito. Quindi praticamente il responsum significa praticamente il rituale romanum, praticamente si può utilizzare, possono essere messe questi praticamente nelle parrocchie canonicamente erette. Quindi battesimo, penitenza, matrimonio, unzione infermi e esequie. Tuttavia, nemmeno in questa casa sarà possibile, sarà però concesso usare il pontificale per la cresima ordinazione. Non ci saranno più cresima ordinazione, secondo me. Io che ho ricevuto la cresima tradizionale, so benissimo la differenza. Infatti, attenzione a quello che sto per leggere, lo dico la governativa. Il motivo di questo divieto, a proposito della confermazione, si spiega il fatto che proprio la formula del sacramento della cresima è stata modificata da San Paolo VI. E dunque non si è opportuno ricorrere a quella abolita, visto che ha subito sostanziali cambiamenti. Vi ripeto questo. Il motivo di questo divieto, a proposito della confermazione, si spiega il fatto che proprio la formula del sacramento della cresima è stata modificata da San Paolo VI. E dunque non si è opportuno ricorrere a quella abolita, visto che ha subito sostanziali cambiamenti. Allora, vi faccio tre riflessioni. Uno. Le due cresime non sono la stessa cosa, e vi dico soltanto questo. Due, l'efficacia cambia. Tre, dicendo che sta praticamente modificata da San Paolo VI, metti un muro, perché dà un salto. Ecco perché tutto marcia, marcia il concilio, marcia la messa, e marcia queste canonizzazioni, marcia tutto. Al di là di qua, di Cumbergol, qua bisogna buttare basso tutte cose. Tutto deve essere buttato abbasso, con una menzogna colossale, che appoggia poi la menzogna alla farsa pandemica. Lo capite questo? Qua si gioca la salvezza e le anime sull'efficacia di questo. E ve lo dico io. Io ho avuto la forza di prendermi sulle spalle Roma, che è la città più dura, e le scuole, secondo me, dopo che ho ricevuto la cresima tradizionale. Che orecchie per udire, oh. Oda, e si svegli da questo amore, da questo dormienzio, dormizio, che dicono messe invalide, cose, oppure nella preghiera, tutte cavolate. Qua c'è usando Cristo e convertiamoci. Qua. Lo dico tutta la gente, anche i miei soci, non ne capisce niente.
Un altro quesito, lo dico a Luciana, a Salvatore, a Carmela, a Antonina, svegliamoci qua, svegliamoci. Questa è una questione seria, vedi? Questa è la questione più seria. Bergoglio va con un 3. Svegliamoci qua, svegliamoci. Un altro quesito riguarda la possibilità di continuare a usare il messaggio antico per quei celati che non riconoscono la validità e la legittimità della concelebrazione. I giudici concelebrali, in particolare la messa crismale con il vescovo, giudicano un'altra questione, la concelebrazione. Se sono negativo che mi riguarda la concessione, si chiede al vescovo di stabilire con il presbitero un confronto fraterno di accesi che tratta già non escluso la validità e la legittimità della riforma liturgica. Il congiore della magistratura pontefice. Il vescovo, prima di regolare la concessione, cioè il tempo necessario per un sincero confronto di a vivere la concelebrazione. Quindi, alla fine, lo dicono, prima di revocare la concessione, di poter evitare praticamente, praticamente di che si rifiuta di concedere, cioè, dico di concelebrare la promessa di sposare con il vescovo, praticamente, di avere un fraterno confronto, immaginare un sincero confronto, dire oh, questo è il sincero confronto all'Albergoglio Maniera. Quindi, andiamoci con il prima. La domanda se ne è messa il titolo romano, le lettere di traduzione autorizzata. La domanda se ne è messa il titolo antico, se è possibile usare il testo integrale della Bibbia, scegliere da che parte indicare nel messaggio. Rispondi se il messaggio antico conteneva volte aprito anche le letture del giorno, mentre dopo le riforme sono separati il messaggio con le rubriche, le preghiere che sono le comunità stesse della scrittura. Siccome il modo proprio di Papa Francesco per scrivere che le letture vengono programmate sempre in lingue singoli paesi, autorizza a ricorrere alla Bibbia la traduzione singole conferenze di scuola per l'uso liturgico. Non viene invece autorizzata la pubblicazione di vere e proprie lezioni in lingua locale con il ciclo di letture previste dal rito antico. Attenzione, devono essere programmate nella traduzione delle singole conferenze episcopali, cioè nella Bibbia cei, nella Bibbia praticamente, cioè protestanti, protestantesimo puro. Il latino deve sparire. Ecco, il Sede della Santa Sede autorizzata una prima domanda riguardo la consultazione della Santa Sede da parte del Vescovo, io rispondo fermamente alla domanda in genere, ordinato il 16 luglio 2021, che ne celebrare il Grandino. La risposta spiega che in questi casi le concessioni non essere autorizzate alla Santa Sede. Il chiarimento si è perché nella versione del modo proprio di Papa Francesco, se il Vescovo prima di concedere le lezioni consulterà la Sede Apostolica. Il termine consultare non prevede un potere autorizzativo, significa prendere coscienza. Nessuno viene documento per quello che viene esplicitato il grande che prima di me, di ogni connessione per i nostri il vescovo deve essere autorizzato a Roma. La congregazione per il culto divino incoraggia tutti i film di formatore missionari, seminari, alcuni futuri diaconi e preti nella comprensione, esperienza e ricchezza da riforma liturgica. Allora io vi dico una cosa, secondo voi a quali preti giovani per autorizzerà di dire direttamente la messa del divino? A nessuno. A nessuno. Ecco la morte per estinzione. E un uomo del genere è mosso lo Spirito Santo, lo chiedo io a voi, io non vedo nel sede latentissimo, la mia linea è quella di Monsignor Lefebvre, la Santo Decimo, però satanico, satanico, massonico all'ennesima potenza, a qualsiasi la concessione uso del messaggio antico possa essere da vescovo con un tempo definito, così se la base della critica, la sede risponde affermativamente. Quindi si risponde sia alla domanda se la concessione sia legata per il territorio della sua diocesi. In risposta a un altro dubbio, si precisa che in caso senza un possesso autorizzato, anche questo dice dovrebbe avere una formula di uso del messaggio antico, tutto autorizzato. Quindi, a discrezione del singolo vescovo, sono richieste anche per i diaconi, i ministri istituti che partecipano alla celebrazione della messa preconciliare. Anche per i diaconi ministri. Il decimo e undicesimo riguardano, questi riguardano la possibile divinazione. In primo caso non si autorizza un consigliere di parroco capellano che giorni feriali per celebrare i suoi poteri con un nuovo rito, a celebrare il mendico, né con un gruppo né creatamente, quindi già dei binari che celebrano lo stesso giorno, mese di Paolo VI, messe di non lo possono più fare. Una volta che tu celebri il mese di Paolo VI, non puoi celebrare praticamente una messa. Con il verbo sordo. La celebrazione dei giornali feriali, quali sono le motivi? Lo sai che non si avviene in questo caso, perché i feriali hanno già avuto la possibilità di celebrare questi secondo il messa è scaduto la riforma post-concilia. Quindi i feriali già hanno avuto la possibilità di celebrare, di partecipare alla messa post-concilia, quindi non c'è nessuna esigenza pastorale per fare. Vedete?
tutta una rieducazione, come l'educazione verso i vaccini, che si devono vaccinare con il super green pass, il green pass, così tutti quanti devono andare alla messa in rosa. Ma come si fa? È così evidente. In via la massa intelligenza autorizzata, lo so, mi sento dire che da cicerebrale secondo questo rito per un gruppo di fedi qua c'è una seconda messa con lo stesso rito per un altro gruppo, si risponde no. Se un giovane celebra con un gruppo, non può celebrare praticamente, o autorizzare, non può celebrare con un altro gruppo di credenti. Non si configura in questo caso la necessità pastorale, perché i fedeli hanno possibilità di partecipare all'Eucaristia nell'attuale riforma rituale. Quindi tutto quanto deve essere ricondotto alla messa di Paolo VI. Quindi questa situazione, cioè, cosa fare in questo contesto? Resistere, 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 fino a martedì, la salvezza della nostra anima e di chi gioverà di questo. A giurare di questa eccezionale, magnifica messa che mi ha dato un senso alla mia vita. Ave Maria, grazie a stai con benedica tu mi ero così atto benissimo, frutto sovente, Santa Maria, Madre, ora con nobis, che caro questo non che ti ora morte, sono messe che ha santificato 2000 anni, miliardi di anni. Io di Maria, viva la messa. Amen. Santa Domenica a tutti, santa serata. Amen.